nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, siamo a conclusione di questo vertice, di questo convegno, di questa giornata piena di tante grazie che certamente abbiamo ricevuto nel nostro cuore. Questa sera, sempre per intercessione di Maria, il fuoco dello Spirito scenderà su questo altare. Perdonarci Gesù nel suo corpo, nel suo sangue. E scenderà anche nel cuore di tanti nostri fratelli che rinnovano e soprattutto preghiamo per coloro che per la prima volta faranno questa consacrazione. 156 fratelli e sorelle di Trinitapoli, Altamura, Ginosa, Trani e Sant'Era. Consacrarsi a lei significa riprendere in mano il proprio battesimo, rinnovando coscientemente le rinunce e le promesse che la vita di grazia comporta, e affidarsi al suo aiuto materno per esservi fedeli sempre. Facciamo allora memoria di questo battesimo all'inizio di questa Eucaristia. Sorelle e fratelli carissimi, in questo giorno del Signore, Pasqua della settimana, preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in noi. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi il segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia, difendendoci da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con un cuore puro. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oh,
dai peccati. E per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno. Amen. Tutti gli uccelli
uccelli moriranno. Ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. Faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. Grazie a Dio.
E io, quando sarò innalzato alla terra, attirerò tutti a me. Il Signore non ci delude mai, è la parola
Padre Massimo, attraverso la cattivante testimonianza di vita di Roland, detto giusto? La riflessione di Monsignor Corrado e così via. Ci ha parlato nella preghiera, ci sta parlando in questa Eucaristia e soprattutto, attenzione, sta parlando ad ognuno di noi reciprocamente con la presenza di ognuno di voi. Al punto da sentirmi in dovere di citare ogni vostro nome come ho citato quello delle persone più protagoniste oggi. Ma non lo posso fare, finiremo la messa a mezzanotte. Anzi, in un modo lo possiamo fare. Quando faccio così, do il segnale, ognuno di voi ad alta voce pronunci il suo nome. Perché? Perché ha parlato. A me ha parlato tanto, guardandomi. Perché dentro di voi ci sono queste storie di fede quotidiane, una ricchezza della presenza dello Spirito di Cristo, un impegno a favore della Chiesa che vi dà già il titolo di veri missionari. Allora bisogna pronunciare il vostro nome, come quel giorno del battesimo, come per dire: Signore, siamo qui, sono passati anni, stiamo facendo il cammino della fede e siamo qui. E quel giorno hanno pronunciato i nostri genitori, adesso te lo pronuncio io, ti dico il mio nome perché sono qui. Aiutami a non stare lì, a non perdere la tua strada e ad essere qui, sicuramente, anche l'anno prossimo. Pronti? Non ditelo così. Ernesto! Siete accorti
che attraverso la parola, soprattutto nel Vangelo di oggi, Marco, il Signore ha continuato le catechesi, perché ci dà tre suggerimenti sui quali, nei quali, applicati alla nostra vita, costruiamo di più il nostro essere fuoco della missione. Tre, non li spiego tanto. Gesù, per come agisce nel brano di oggi che avete ascoltato, ci dice di essere come Lui, primo, persone di relazione. L'abbiamo detto anche nella mia riflessione, la prima qualità di noi missionari è relazionarci agli altri, camminare per strada per incontrare, conoscere, mettere nel cuore le sofferenze e le speranze dell'uomo di oggi. E Gesù faceva questo. Però attenzione, che cosa ci chiede Gesù? Che noi non siamo tanto abituati a vivere le relazioni così. Dunque, Lui incontra di tutto. Incontra chi lo applaude e chi lo fischia. Incontra chi è peccatore, chi è santo. Incontra chi è malato e chi è sano. E Lui, attenzione, non guarda alla condizione di vita. Chi per esempio lo fischia o lo acquallate, no, guarda alla persona, al di là di ciò che la persona esprime, perché Lui vuol portare nel suo cuore tutti coloro che incontra. Noi dobbiamo imparare questo, perché noi selezioniamo le persone, guardiamo all'identità, all'individualità. Se questo mi piace, è più facile che io assecondi il mio desiderio di essere accanto. Però l'altro più antipatico, ma non per cattiveria, perché noi siamo limitati. Allora impariamo da Gesù ad avere un cuore senza condizionamenti di criticità nei confronti o di analisi nei confronti di chi ci mette sulla strada. Tutti dobbiamo accogliere, come Lui ha accolto addirittura i suoi familiari che lo ritenevano pace. Seconda caratteristica, qualità che ci chiede, perché Lui l'ha vissuta, e che allo Spirito chiediamo come dono: la capacità del discernimento. Gesù, si dice nel Vangelo, che prega tanto Dio Padre, perché non si fida ancora di se stesso. Lui che è Gesù, invoca quello Spirito che ha già dentro, pregando Dio Padre. È la Trinità che agisce sempre, per non sbagliare, per saper discernere e quindi realizzare veramente quelli che sono i segreti di Dio, i suoi progetti. È l'uomo capace di discernere il bene dal male. Oggi si parlava appunto del male di Satana. Lui sceglie il bene, non sbaglia mai. Perché? Perché ascolta lo Spirito che gli dice le cose del Padre. Allora anche noi impariamo, prima di realizzare, intraprendere un'azione missionaria, di riflettere tanto, di pregare tanto. Signore, illuminami, Spirito Santo, dimmi che cosa devo dire, che cosa devo dare, che cosa devo fare perché il tuo regno si realizzi in quella situazione, in quella persona, in modo che sbagli il meno possibile. Perché se siamo superficiali nella missione e agiamo per istinto, possiamo commettere degli sbagli e sono poi sbagli che dovremo pagare. Signore, aiutaci a discernere. Terza qualità, terza caratteristica, terzo dono da chiedere allo Spirito: persone fatte di follia, di follia. Bene, secondo i ragionamenti umani non è un augurio o un comportamento da assumerci, perché sappiamo che i pazzi, i folli, sono quelli che combinano cose anche pericolose, no? Ma nel senso spirituale, nel senso di uno stile missionario, è quello osare in più, che supera le nostre possibilità o capacità, quel confidare nello Spirito che io posso compiere un gesto che per me sembra quasi impossibile, non normale, ma che lo Spirito mi dice
significa essere persone credenti che non si accontentano delle solite cose, che non amano la mediocrità, ma sfidano per fare qualcosa in più, e se agli altri sembra un gesto un po' strano, ben venga, perché li provoca, li fa interrogare, e può essere quel gesto che li porta ad affascinarsi a Cristo. Guardate, in tutte le storie dei santi c'è un pizzico di follia, un pizzico di non normalità umana, di pazzia, e sono quei gesti che all'inizio possono essere criticati oppure, ma che poi rivelano il messaggio che quel santo voleva testimoniare. Padre di Monfort, solo uno cito perché mi è rimasto impresso questa cosa, poi chiudo. San Francesco. Passavo in una libreria, cercavo proprio un libro su San Francesco che mi ha colpito nel titolo, e chiudo con questo titolo trasformando nell'ultimo slogan del nostro incontro, a meno che quando Giovanni mi serva poi quello più conclusivo, non lo so, un po' stanco, quindi per quello che ha fatto celebrare la messa, hai capito? Per un minus dignus di tutti. Allora, il titolo del libro era questo, e io vorrei che si trasformasse veramente in un'esperienza di vita. Non lo spiego, perché lo capite? Diceva così: San Francesco, due punti, un pazzo da slegare. Amen! L'atto di consacrazione avete capito come va pronunciato, come avete gridato i vostri nomi, così pronunciate tutto l'atto di consacrazione. E questo atto di consacrazione è preceduto dal gesto simbolico dell'offerta dell'incenso, che è il segno dell'offerta della donazione totale, il segno che quando ci si consacra a Maria nel suo cuore immacolato, lei ci porta a donarci a Cristo per essere consumati dal fuoco del suo amore. E questo porta a trasformare la propria vita in profumo che anche gli altri possono sentire. Questo momento si svolgerà così. Il sacerdote celebrante, padre Eugenio, e i cinque fratelli candidati alla consacrazione infonderanno alcuni grani di incenso nel fuoco davanti all'altare e all'immagine della Vergine. Dopodiché ci sarà l'atto di consacrazione a Gesù per mezzo di Maria da parte di tutti coloro che si sono preparati. Sorelle e fratelli, il fuoco dello Spirito Santo che ha rotto il cuore della Vergine nell'ora dell'incarnazione pervada anche la nostra vita e la consumi in operazione spirituale a Cristo per le mani di Maria, si innalzi come incenso la nostra offerta. Thank you.
chi riesce, se non vi state in piedi. Alzatevi in piedi. O sapienza eterna e incarnata, o Dio Gesù, tanto amabile e adorabile, vero Dio e vero uomo, figlio unico dell'Eterno Padre e di maniera sempre vergine, ti adoro profondamente nel segno e tra gli splendori del Padre tuo durante l'eternità. Tua Madre, nel tempo
confermiamo questo atto di consacrazione professando la nostra fede con il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partito da Ponzio Pilato, fu crocifisso su
nei prossimi anni sia possibile vivere un momento di preghiera, diciamo così, in un atteggiamento più consono. Qui si può stare solo in piedi o seduti, anche mettersi in ginocchio in alcuni momenti può essere molto importante. Grazie. Canto numero 9. Grazie.
santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte, celebrazione del tuo figlio, che offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono gradito. Che in Gesù Cristo tuo Figlio canti e vivo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, contemplati, Padre nostro che sei in cielo.
alziamo le mani, teniamole ancora unite nell'amicizia, nella fraternità, ascoltate questa preghiera bellissima per celebrare. Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Beati gli invitati alla mensa del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. La comunione sarà distribuita in 9 punti diversi. Qui, nella prima fila, ci saranno Padre Eugenio, Padre Giovanni e Padre Emanuele. Poi nel corridoio, nel primo corridoio, al centro, uno vicino alla porta, l'altra porta, saranno gli altri tre concelebranti, mentre i tre ministri straordinari della comunione si vedranno al secondo corridoio, sempre uno sul corridoio di destra, uno quello al centro e uno quello di sinistra per voi. Ecco, sono nove, faremo abbastanza velocemente, abbastanza in ordine.
Ho visto nel programma che questa mattina avete dovuto dire due parole di accoglienza, ma solo sul manifesto non c'era, poi ho visto il programma del Tempia, era troppo tardi. Ecco, al termine di questa giornata, più che dare l'accoglienza, l'invio. Non è che cazzo via, ma sapete, adesso viene un momento più difficile, perché fare una bella giornata come oggi in fondo è facile, è facilissimo, ma è nella quotidianità che noi verifichiamo l'autenticità della nostra vita cristiana, l'autenticità della nostra consacrazione. Ecco, ripeto, vivere una giornata come quella di oggi, ascoltare i catechesi, celebrare questa bellissima Eucaristia, è facile, ma domani, domani come sarà la nostra vita? Ecco, nelle catechesi è stato detto che dobbiamo incarnare la parola, non basta dire belle parole, bisogna che quelle parole diventino carne, diventino vita. Ecco, io auguro a voi che quello che avete ascoltato, quello che avete celebrato oggi diventi vita, diventi carne. Avete davanti un anno intero, perché il prossimo anno ci sarà ancora questo convegno, quindi avete accumulato, diciamo così, un abbondante dono spirituale. Ora si tratta di ruminarlo, si tratta di interiorizzarlo, di metabolizzarlo, se non vogliamo avere fatto una sacra rappresentazione, perché a volte possono essere anche delle sacre rappresentazioni nelle nostre liturgie. È bello, però finita la liturgia, no? Passata la festa, gabbato, lo sapete bene, ecco, speriamo che sia così, passata la festa, gabbato la consacrazione, lo dico anche a quelli che a primo occhio sono consacrati. Ecco, è un impegno, ma non un impegno, una gioia, un dono, qualcosa di meraviglioso, però che adesso deve diventare vita, deve cambiare piano piano la nostra vita. Ecco, l'augurio è davvero che voi siate parola fatta carne, realizzando, come diceva il Vangelo, diventare famiglia di Gesù, generare Cristo dentro di voi. Chi ascolta la parola e la mette in pratica diventa mia madre. Noi possiamo davvero diventare come Maria, perché la vera maternità di Maria, quella più importante, non è la maternità fisica, ma è la maternità della fede. E noi possiamo imitarla nella maternità della fede, facendo crescere Gesù Cristo dentro di noi. Quindi, ecco, un invio per una missione, per il fuoco della missione, il fuoco che deve cambiare la nostra vita e il fuoco che deve poi incendiare la vita dei fratelli che incontrate. Ecco, ringraziamo il padre Giacomo per averci accolti in questo santuario, grazie ai padri che ci hanno tenuto le catechesi, in modo particolare padre Eugenio che ci ha rallegrati con lo spirito veramente e ha presieduto questa Eucaristia. Grazie anche a Don Mimmo, a Don Antonio, a Padre Mino, in modo particolare a Padre Mino, è stato il Francesco oggi, San Francesco in mezzo a noi. Grazie per questa comunione, ci dà gioia, ci dà veramente. Grazie anche all'organizzazione, ai ragazzi di Trinitapoli e anche a Roland per averci dato la gioia di ai nuovi firmate il vostro atto di consacrazione, data, cognome, nome di battesimo, rinnovate ogni anno a questa data la vostra consacrazione, in memoria del cuore immacolato di Maria, che è una festa mobile sempre dopo il venerdì del Sacro Cuore, la rinnoverete inoltre il 25 marzo e anche l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, e anche della forma breve ogni giorno che dice con cuore. Con la vostra consacrazione vi incorporo nell'Associazione Maria Regina dei Cuori. Avete come compito di vivere e diffondere questa devozione, coltivate questo albero che è stato piantato in voi. I vostri nomi verranno trascritti sul registro degli associati di Maria Regina dei Cuori a Roma, registro in cui sono scritti i nomi di papi e di santi. Vi leggo la pergamena che attesta questa consacrazione e la venuta incorporazione dell'associazione. Poi al termine
potrete indossare le catene benedette. Dice così. In occasione della consacrazione Gesù Sapienza Eterna ed incarnata per le mani di Maria, pronunciata perfettamente di preparazione, nell'impegno di seguire il cammino spirituale e apostolico, nella pratica perfetta della vera devozione alla Santissima Vergine, insegnata da San Luigi Maria di Nonni Monfort, scelto come guida maestro spirituale, si attesta il riconoscimento quale membro e l'iscrizione nel registro dell'Associazione Maria Regina dei Cuori, Santuario Madonna del Buon Cammino, Altamura, 10 giugno 2018. Allora, arrivederci ai cammini di ogni gruppo, inizieranno nuovi percorsi, intanto vi aspettiamo all'orecchio. Allora, adesso l'orazione finale, poi quel gesto simbolico con cui vi diamo in missione. Ci alziamo in piedi. Preghiamo. Signore, la forza risanatrice del tuo Spirito, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male che ci separa da te e ci guidi sulla via del bene, per Cristo nostro Signore. Allora, dopo la benedizione che riceverete con la reliquia di San Luigi Maria da Monfort, farete così, venite in due file. Ci saranno due sacerdoti con una coppa di profumo all'essenza di nardo. Aprite le mani così. Il sacerdote con un bastoncino stenderà questo nardo profumato sulle vostre mani. Richiudete poi le mani, potete anche sentire il profumo. E man mano che venite avanti, a partire dai primi, i candidati che devono ricevere la pergamena ricevono la pergamena. E poi, ricevuta la pergamena, passate qui di sopra che faremo un affronto tutti assieme. Il profumo invece è per tutti. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Luigi Maria di Monfort, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La Vergine Madre illumini il vostro cammino, diffondete a tutti il buon profumo di Cristo, andate in pace.